Presentato questa mattina in Regione Abruzzo il piano di finanziamenti volti al miglioramento dei collegamenti infrastrutturali, un lavoro che l'attuale amministrazione regionale ha portato avanti con il Ministero delle Infrastrutture, con il Ministero della Coesione e del Sud, con l'attuale commissario per la ricostruzione del Nini per intercettare i fondi provenienti dal PNRR Sisma, oltre ai tanti incontri svolti con sindaci, presidenti di province e con l'autorità sistema portuale, con i quali si sono costruiti i percorsi per accedere poi ai finanziamenti. La Regione che ha sofferto decenni di ritardo infrastrutturale, di mancati investimenti per le proprie ferrovie, porti, autostrade e così via, è chiaro che deve innanzitutto recuperare questo divario che ha messo l'Abruzzo in una condizione di marginalità e di difficoltà nelle relazioni con il resto del mondo. Un primo pacchetto di investimenti dedicato alle zone economiche speciali per una somma pari a 62,9 milioni di euro. Una bozza è già stata sottoposta alla visione della Regione che nelle prossime settimane passerà alla condivisione della conferenza Stato-Regioni. 10 milioni per il potenziamento dell'interporto di Manoppello, 24 milioni e mezzo per il potenziamento e completamento della ferrovia regionale Fossacese-Castel di Sangro. 19,8 milioni andranno al porto di Ortona, di cui 13 la somma maggiore per l'approfondimento dei fondali mediante dragaggio e consolidamento della banchina di riva. Per il porto di Ortona ci sono inoltre 42,5 milioni di euro dall'autorità di sistema portuale. Circa 9 milioni sono destinati al porto di Vasto, 21,5 milioni sempre provenienti dall'autorità di sistema portuale sono destinati al porto di Pescara, con una fetta maggiore, 21 milioni per il completamento molo guardiano lato sud e prolungamento della diga foranea verso sud, 123 milioni di euro dal PNRR per interventi infrastrutturali, riqualificazione edilizia e urbanistica del territorio spettano alla Regione Abruzzo per la realizzazione di alcuni progetti ex master plan già in stato avanzato di progettazione, oltre ad alcuni interventi approvati con le leggi regionali Cura Abruzzo. In accordo con il commissario Legnini, una parte dei fondi PNRR Sisma andranno ad ANAS per progettare nuove infrastrutture, 21,5 milioni saranno divise per 5 aree per quanto riguarda la strategia delle aree interne, per questo ci sarà un incontro con i sindaci per poi condividere entro il 31 dicembre gli interventi con il Ministero. Infine, dalla legge di bilancio 5 miliardi saranno destinati per una nuova linea alta velocità adriatica e messa a norma dell'intera tratta Bologna fino a Lecce. Sempre dalla legge di bilancio arriva un ulteriore miliardo di euro che vanno ad aggiungersi ai 3 già esistenti per la messa in sicurezza del tratto autostradale A24-A25. A fine conferenza poi Marsiglio risponde così al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. Il problema non sono i soldi, ma spenderli bene, avere i progetti. Noi la parte nostra la facciamo, i progetti ci sono, quelli che non ci sono ci saranno.